Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo fatto il video a Chinatown, è stato carino, è stato bello, ma abbiamo ancora un conto in sospeso. Dobbiamo provare gli snack comprati nel China Market, molto interessanti. E andiamo a provare con i fra. Piccola presentazione di ogni singolo personaggio che comparirà dentro questo video. Alex. Ciao, mi chiamo Alexandre, ho un problema con l'alcol. Abbiamo Andre che ha partecipato ai video di Amsterdam e di Londra. Esatto, lo dice io, ho partecipato a quello di perché Barcellona. È palese che hai partecipato. Anche lui è palese, ha partecipato a quello di Amsterdam. Io ero ad Amsterdam, ero a Londra. Io ero a Barcellona, Chinatown, scusami. Alla ripartenza dei video. Alla Rinascente. La Rinascente. Abbiamo Marco, detto Ballo, che è comparso nei video di Londra. E infine il personaggio nascosto, Az, che è comparso solo nei video più marci possibili. I Regaz sono all'ignaro di tutto, non sanno ancora cosa andranno ad assaggiare, sarà molto divertente. Cotenna di maiale fritta. Buono. Sa dell'aliso di pito. Ti giuro, senti. Porca droga! Lasciate i piedi! Questa è la fondata, no, è buono. Vabbè, l'odore non è buono. Il sapore è buono. Sa di patatine. Cioè, buono. Cibo per gatti. No, sa di cofeina. Mi dovete dare un aggettivo alla sa fine. Sa di vomito. No raga, l'odore fa vomitare. Il sapone non è come l'odore. Sa di quando bruci il maiale. Cioè di quando bruci la carne. Ipocalorico. Puzzolente. Cenere. Ceneroso. Ceneroso. Ceneroso ci sta. Ceneroso. Ma di pigliare la brace e mangiarlo. Bruciato. Se questo è poco non mi immagino lo schifo. Questo è quello allora, buono. Quando svengo te devi avere una riflessione nella tasca e somministrare. No, ma che puzza non viene. Datteri rossi. Guarda, Henry Kilate. Oh, poi sembra un'altra forza. Andre vuole dimostrare la sua forza. Ecco. No, ci sono molto. Ho gli occhiali, non c'è una figa di nulla. Oddio. No, in realtà l'odore è buono. Fai vedere un attimo com'è? Buono. Vabbè, sì, è una specie di dattero, sembra. No, ci sta. No, è buono. Non sono buoni, Ma perché fanno schifo a te? Non è che fanno schifo. Se sanno di datteri è buono. Non male. Buoni e non c'è neanche il nocciolo, quindi tanta roba. È vero. Sintetici. Datterosi. No! Datterosi. No! Io ne ho mangiato un altro, è una reazione giusta. Sciapi. Only sauce baked wing taste. Praticamente sono delle patatine alle ali di pollo e miele. Test dell'odore. Secondo me questi sono buoni. Questi spaccano davvero. Ottima scelta. Sono anche le carine, sono buonissime. Tutti che ne mangiano due. Sì, sa tipo di wacos un po' muffito. È la wacos che non stupa. Esatto. Ti devo dare un parere. Wacos che... Le ho riprese qua. Sfiziose. Ito. Deliziose. Prelibate. Questo è il massimo. Secondo me questa è una bella copertina. Funky fish, una sorta di pesciolino essiccato in salsa caramellata, una roba del genere. No! Oh mio Dio! E questi sono pesci? Cioè che schifo. No! Cioè questo dà noia. Questo dà noia. No! Quello si taglia, dai. No, quello si taglia. No, cioè fa vomitare già da qui. No. Sembra sta a Viareggio. No, ora. Non sentire l'odore. Oh mio Dio. Cioè. Oh mio Dio. Non lo tira fuori tutto. No. Fa schifo, ma. Cioè, sono tipo delle acciughe secche. Intinte in qualcosa di dolce, però. La consistenza fa schifo. Perché sono dure, sono piccanti. Allora le spiace tutto. Sapevo questi pesci. Fa un po' scene, eh? Vabbè, effettivamente non è male. Oh! 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 Minchia, siete
La consistenza dopo. Che errore. Poggia, ah, poggia. Esagerato. Ha fatto un pezzo di merda. Leggiamo Virgilio. Sincero, mi faceva molto più paura di quello che effettivamente. Ma che vomitato? No, c'ho le mani sporche. Cioè, per me le ostriche sono peggio. Discriminato eccessivamente. Se lo facesse tipo uno chef famoso, sarebbe buono. Il morso che tu gli dai, diciamo, è un pesce che li farà croc, in realtà poi sa di cingomma, la consistenza inizia a essere piccante e ti si impasta nei denti come le caramelle della Befana. Poi se non esci più, non capisci cosa sta succedendo e a un punto arriva il marcio, l'esplosione che non è tollerabile. Az viscido, guarda che ne parlo. Siete razzisti. Snack al bianco spino, a.k.a. teneroni spiaccicati. Ma siete tutti studiati là, Filo? Vai venire. Sono... tutti studiati. Sono tutti confezionati. Non sono mai come... Ah, ok. Mostralo. No, infatti, sembravano tipo dei teneroni. Uno. Scammata, questa. Fanno cagare. Alex, che fa questa faccia è pericolosa, Vi giuro, sa dell'odore del cibo per pesci. Cioè, se l'avevo l'acquario. Oddio, oddio. Sa, è uguale. Te lo immagini, te lo immagini scammata così, palese. Come i saccottini della scammata media. Palese, davvero. Cioè, la consistenza sembrano tipo 10 anni fa. Buoni. Non mi dispiace. Sa di presepe. No, mi sono ragazzato. Il sa un po' di muschio. Ma cos'è il biancospino? È un'erba, un fiore. La consistenza non esiste. Cioè, il sapore non mi dispiace, però la consistenza è proprio, non ha senso. Il corpo di Cristo. Mm. Sa di bacca. Fastidioso. Ma tutto sommato, uno snecchino alla fragola. Ma ci sta, è buono. Ma ci sta. Interessante. Ci sta. Irriverente, secondo me. Irrilevante, maestra. Irrilevante. Beh, mi dovresti ringraziare. Grazie, grazie alla Crusca, alla Crusca italiana. Gelatina di Minnie, gusto tipo arancia. Mentre io. Quello bello, quello va fatto. Oh! Lo sapevo. Non ne apre bene. È un po' strano. Cos'è quel pezzo? Tipo, secondo me è l'arancia. Buono. Oh, io odio le gelatine. Ma è strano. Quello prima è meglio. Wow. Ah, buono. Magari solo da San Marco. Tipo panna cotta sembra il fondo. Però le fettine di mandarino non fanno schifo. È rivalutato. Col mandarino. Sa un po' di panna cotta. Sa un po' di panna cotta. Va rivalutato. I tre insieme cambia tutto. Poliedrico. Secondo me il migliore della serata. Non buona la prima. Rivalutato. Io ti dico insipido. Io confermo poliedrico. Bevanda cinese di dubbia provenienza, bevanda alle erbe. Ma non te l'aspetti mai, non te l'aspetti. No spoiler. Non te l'aspetti. No spoiler. Non male. Secondo me sa di tabacco. Cosa sa? L'odore sa di Golden Virginia. Ok, e al sapore? Boh, tipo sa di te, secondo me. Sa di te. Sembra una cassata quando, quando l'ho aperto. Ha fatto pure il... E te bustina. Il migliore è palese. Questo. Anche lui. Personalmente se la gioca con i biscottini. I biscottini biancospino. Teneroni in realtà erano ostie, però... Per me la gelatina. La gelatina, attenzione, plot twist. Io devo confermare, ahimè, le patatine sono top. Raga, vi ringrazio per la visione di questo video. Ringrazio i Fra qua dietro per essere stati con me, per avermi accompagnato in questo video. E vi invito a lasciare un like, un commento, seguitemi sui social. Vi lascio il link anche dei loro profili nel caso in descrizione. Sì, io sono un influencer. Ciao raga, è stato bello. Aspetta, no, c'è da fare una premessa. Se volete una parte 2 di questo video, commentate qua sotto nei commenti e mangiamo le meduse in scatola. 1000 like, vomito d'eccesso. Cazzo, le meduse sono belle. Se questo video va bene, proviamo le meduse in scatola. Sì. Un bacio.